Sostanzialmente confermate dai giudici di Brescia nell'ambito del processo Pisci, Kostler, la più famosa inchiesta Emilia, le 9 condanne messe in primo grado relative a infiltrazioni mafiose nel tessuto imprenditoriale cremonese e mantovano, specie in ambito edile. Assolto un imputato che in primo grado era invece stato condannato a 10 anni. La peggio è toccata ovviamente al boss Nicolino Grande Aracri, 20 anni e 8 mesi di galera contro i 26 inflittigli in primo grado. Per tutti gli altri si va dall'anno e 4 mesi a 19 anni di condanna. L'associazione delinquere di stampo mafioso avrebbe operato sul nostro territorio almeno fino al novembre 2015 con condotte intimidatorie. Smantellata così una presenza significativa dell'Ndrangheta in Lombardia, una sentenza definita storica.